Buongiorno ai lettori della Tecnica della Scuola. Con questo iniziamo una serie di video sulle più interessanti novità in materia di legislazione e giurisprudenza scolastica. Come saprete, lo scorso 28 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto legge 126-2019, il cosiddetto decreto scuola. Tra i più interessanti elementi di novità che si possono rinvenire nel testo approvato dal Parlamento in sede di conversione, ne abbiamo uno in materia di graduatorie di istituto e una novità in materia di conferimento di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. Per quanto riguarda le graduatorie di istituto, il legislatore in sede di conversione ha previsto che per i nuovi inserimenti nella terza fascia delle graduatorie di istituto sarà previsto, oltre al possesso della laurea, anche il possesso dei 24 crediti formativi. In questo modo entra a regime sostanzialmente la riforma introdotta con la legge 107 ed in particolare con uno dei decreti attuativi, il 59/2017, il quale richiede quale integrazione al titolo di studio il possesso dei 24 crediti formativi universitari. Quindi per i nuovi inserimenti nelle graduatorie di istituto di terza fascia non sarà più sufficiente il possesso della laurea o titolo equipollente, ma occorrerà avere anche il possesso dei 24 crediti formativi universitari. Quindi, considerato che le graduatorie di istituto andranno ad aggiornarsi in tarda primavera, presumibilmente a giugno, restano soltanto circa 6 mesi per poter integrare il proprio titolo di studio e conseguire 24 crediti formativi universitari. Altra interessante novità introdotta in sede di conversione del decreto 126 riguarda il sistema di conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. Come sappiamo, prima la legge 124 prevedeva l'utilizzo a questo scopo delle sole graduatorie ad esaurimento. Adesso il legislatore ha introdotto un altro tipo di graduatoria, una graduatoria provinciale costituita per ciascun posto classe di concorso e una apposita per i posti di sostegno, che andrà ad essere utilizzata in subordine alle graduatorie ad esaurimento. Nel senso che una volta esaurita la fase di conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche dalle GAE, sui posti eventualmente residui si attingerà da queste apposite graduatorie provinciali. I docenti che chiederanno l'inserimento anche in queste graduatorie provinciali potranno essere inseriti in 20 graduatorie di istituto di 20 distinti istituti scolastici della medesima provincia in cui sono inseriti nella graduatoria provinciale ai fini del conferimento delle supplenze temporanee. Nei prossimi incontri vedremo le altre novità introdotte dalla legge di conversione del decreto 126, in particolare in materia di reclutamento a tempo indeterminato, quindi riguardanti il concorso straordinario e il concorso ordinario. Arrivederci a tutti.